Buongiorno a tutti, benvenuti a questa cerimonia. Do la parola a Dario Gardini per portare la cerimonia. Buongiorno e benvenuti. Mi sembra quasi di dire amici vicini e lontani, come diceva all'inizio, che dovevano essere più anziani, no? Adesso dobbiamo dire amici vicini, lontani e collegati, perché abbiamo questo nuovo mezzo che ci aiuta in queste manifestazioni durante il dramma della pandemia che ci ha tenuti un po' tutti distanti e lontani, però credo che non toglie niente alla bellezza di questa giornata. È una giornata speciale per Cordovato, devo dire. Io, essendo responsabile della biblioteca, ogni attività culturale dico che è una giornata speciale, straordinaria, è una giornata di festa. Però oggi lo è ancora di più perché riusciamo a fare una connessione importante, che è la cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria alla professoressa Di Piello, nostra concittadina, la bambina veramente, no? Concittadina vera, e oggi è onoraria da oggi, con una iniziativa che è quella anche della premiazione delle eccellenze dei ragazzi nel nostro territorio. Anche questa è una bella iniziativa che l'amministrazione ha voluto per dare uno stimolo ai ragazzi e dire la comunità è con voi e vi ringrazio per il lavoro che avete fatto in questi anni, particolarmente in questo ultimo anno che è stato un anno credo difficile anche da interpretare nell'impegno che dovevate mettere nella vostra scuola, e quindi quasi un passaggio di testimone, diciamo, da una ragazza, una ragazzina che ha vissuto qui da noi i primi anni della sua vita, che ha frequentato parte della scuola elementare a Cordovato, che poi ha avuto un grandissimo successo nella sua attività professionale. Credo che sia un simbolo importante, uno stimolo per voi, perché anche voi potrete essere come lei, speriamo, e potrete raggiungere il massimo delle possibilità lavorative. Credo che l'esempio simbolico della professoressa Di Piello stia proprio in questo, perché lei ha raggiunto, diciamo, la scalata degli 8.000, forse anche qualcosa di più, quasi 9.000, perché la donna le scalate sono ancora più difficili. E lo ha fatto partendo, diciamo, prendendola difficile già dall'inizio. Io ricordo, proprio un ricordo personale, di quando mio papà mi disse: sai che la figlia di Vittorio Di Piello ha scelto lingue orientali, no? Era un discorso che si faceva perché era un attore, nessuno sapeva, nessuno conosceva, eravamo 1980, no? Quindi lingue orientali si pensava quasi a una missione, uno partiva in missione, andava in Africa Nera oppure studiava lingue orientali, no? Quindi è qualche cosa che io ricordo, mi ha colpito, diciamo, un atto di coraggio, no? Perché veramente. Poi da donna un atto di coraggio, credo ancora di più. E lei, gli 8.000, li ha scalati tutti. E credo sono quegli esempi simbolici che, al di là di tanti discorsi sull'inclusione, sulla differenza di genere, fanno la differenza. Credo che anche la sua scelta, dall'inizio, io ho letto la prima intervista che ha letto, si chiama Rettrice, si è definita subito rettrice. Mi è venuto in mente un libro che avevo letto proprio in quel tempo, che era l'architettrice, no? Questa Clotilla Berti, che è diventata un architetto al di là di tutte, questo 1600, no? Al di là di tutte le impossibili difficoltà che si dovevano affrontare, perché lavorare nel proprio lavoro come architetto nel 1600 ed è stata anche tenuta molto da parte, perché io ricordo sono andato tante volte nella chiesa di San Luigi Francesi a Roma e non sapevo che una delle cappelle molto belle, quella di San Luigi, è stata fatta dall'architettrice, no? Quindi sono percorsi molto difficili, soprattutto se affrontati dalla parte, diciamo, di una donna. Credo che lei abbia veramente fatto tutti questi passaggi con grande impegno e grande sofferenza, anche magari perché non è facile percorrere
queste strade, e devo dire che sono quegli esempi simbolici, no? Io ricordo, per dire un esempio semplice, no? La Rosa Parks, che negli Stati Uniti non si è alzata per la prima volta, no? Non ha lasciato il posto a un bianco sull'autobus che era destinato ai bianchi, e ha lasciato un segno. Lei era una piccola sarta, però sono quegli elementi che ci fanno sperare che della differenza di genere non dobbiamo più discutere, dobbiamo operare, dobbiamo fare, e lei è un esempio, diciamo, di eccellenza in questo. Io credo che l'8000 che lei ha sviluppato come conquista sia veramente una conquista grande per lei, ma anche per tutte le donne in qualche modo, perché sono quei piccoli passi, come quel primo passo sulla luna, quel piccolo passo che è un grande passo per il genere, no? Nel senso che in Italia scontiamo il fatto che la scalata, soprattutto anche nel campo universitario, di queste cariche è molto difficile. In Italia credo sono sotto del 10%, no? degli uomini. In Europa, nei 28 paesi dell'Europa, sono il 15%, ma sono ancora pochi se pensiamo, no? Cioè noi ci flagelliamo per l'Italia, ma l'Europa non è che sia eccellente. Ecco, credo che l'esempio di Tiziana sia un esempio forte. Io credo che quando ci siamo sentiti di email, no, per questo articoletto che abbiamo messo sui Curtisvani, ho sentito pronta e immediata, e quando, nella sua risposta, due o tre elementi che riassumevano, cioè un piccolo ricordo suo, perché lei qua era già a Porto Gruaro, no? Un piccolo ricordo che sono gli elementi di Cordovado simbolici, la fontana di Vecchierello, i giochi nelle piazze, no? E la sua maestra. E la sua maestra, con un esempio semplice, io la sua maestra la conosco bene perché ci siamo frequentati e ci frequentiamo ancora adesso, e so quanto lei sappia dare di carica umana, no? Al di là della carica professionale, perché molte volte da queste professioni abbiamo bisogno veramente delle cariche umane, perché le cariche umane sono quelle miscele esplosive che possono fare la differenza. E molte volte le differenze non si riescono neanche a calcolare, c'è o non c'è, no? Quando c'è, magari, non so quanto possa aver influito, ma sicuramente aver fatto un'esperienza in un piccolo paesino con alcuni elementi, un po' di Toniero, la fontana di Vecchierello, i giochi nelle piazze, una maestra che l'ha capita, magari con la quale si è anche provata bene, lei era molto brava, perché la prima cosa che mi ha detto Edoardo era bravissima, ma non solo l'esempio di Edoardo, ma anche delle sue compagne, no? Ricordo che Manuela mi ha detto, diceva le tabelline come una mitraglia, nel senso che non solo nelle materie umanistiche, ma anche in matematica gli andava abbastanza bene. Però non basta, perché molte volte queste capacità hanno bisogno di qualche lievito in più. E forse speriamo, insomma, che la comunità di Cordovado possa averle dato questo piccolo lievito. Quindi sono assolutamente convinto che l'esperienza che il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto per oggi, in questa manifestazione di oggi, sia un'esperienza importante della nostra comunità nel riconoscere, diciamo, le persone che qui vivono e che hanno lasciato comunque un segno, e credo che in questo caso, al di là del segno professionale, proprio l'aspetto di aver fatto tutto quello che lei ha fatto da donna è importante. È anche la prima cittadina onoraria donna, quindi mettiamo nei vari record la prima rettrice del Veneto donna, no? Ed è anche interessante il fatto che io ho letto le sue interviste dove parla delle sue prospettive di università, un'università libera, aperta, inclusiva, no? Destinata particolarmente con attenzione alla ricerca. Ha fatto due prorettori, uno che si occupa dei ragazzi e uno che si occupa del personale. Sono due cose, sembrano piccole cose, però sono significative. Mi è venuto in mente immediatamente, quando ho sentito di questo aspetto del prorettore per i ragazzi, un pensiero che io avevo letto del professor Gino Bozza, che è il rettore del Politecnico di Milano, che proprio stava morendo sul letto di morte e telefonava tutti i giorni nei momenti, diciamo, delle battaglie all'università, soprattutto all'architettura a Milano, c'era un conflitto grande con i ragazzi,
e lui continuava a dire a chi gli telefonava dall'università: ascoltateli, ascoltateli. Ecco, quindi eravamo qualche anno fa ed è un messaggio importante. Ecco, penso che quando una persona ha questa attenzione vuol dire che dai ragazzi c'è bisogno di ascolto. Lui l'aveva capito e l'ha capito fino all'ultimo giorno. Quindi mi ha fatto piacere un piccolo ricordo, no? Questo ricordo, no? Di questo pensiero che lei ha avuto nei confronti dei ragazzi, no? Dedicando uno spazio importante e con il pensiero del professor Bozza, che è stato, non so, lui non è cittadino onorario, è stato assessore, quindi ha avuto un impegno anche civile importante. Ecco, io credo che, forse ho detto anche troppo, magari, però lascio la parola al sindaco, che è anche il primo sindaco contatto. Quindi possiamo chiamarla la sindaco o la sindaca. Speciali come la professoressa Rita Levi Montancini, che in uno dei suoi detti più calzanti: le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società, ha messo in evidenza l'importanza dei successi delle donne in quanto elementi ispiratori per tante altre. E lei ne è un cultivo esempio. A seguire procederemo alla celebrazione del secondo evento, che è comunque strettamente collegato al primo, la premiazione degli studenti vincitori del primo bando per l'assegnazione di borse di studio comunali per meriti scolastici, bando fortemente voluto dall'amministrazione comunale al fine di incentivare gli studenti del secondo grado di e del ciclo universitario, particolarmente penalizzati dall'emergenza sanitaria Covid-19. L'intento ricercato è stato quello di valorizzare un impegno profuso dalle nostre giovani leghe, pur nelle mille difficoltà dovute alla
giusto risalto all'estremo rilievo che ha la formazione scolastica nei nostri giovani che hanno sofferto un poco il periodo pandemico. Ricominciare a vivere la scuola come luogo di apprendimento e di rinascita sociale, perché l'istruzione ai tempi del Covid ha di fatto avuto la peggio, creando una forte mancanza di socializzazione nei nostri ragazzi, ma che a conti fatti ha messo comunque in evidenza la bravura, la passione e la voglia di apprendere dei nostri giovani per essere sempre più parte attiva di questo nostro meraviglioso e colorito mondo ricco di cultura. Ragazzi, è stata per noi una grande lezione. Grazie da parte di tutta l'amministrazione. A questo punto, professoressa, procederei con il conferimento dei due simboli della cittadinanza onoraria e vorrei in questo essere coadiuvata per la consegna dalla consigliera Serena Marconi, che è stata tra l'altro la promotrice di questa proposta di conferimento della cittadinanza onoraria, dotata all'attenzione di tutta la sede consigliare nel novembre del scorso anno. Primo premio
proprio sulla modernità. Il premio è di 500 euro, quindi non ci siamo dimenticati del voto. Bene. Sindaco, vuoi intervenire tu? Hai qualcosa da dire? Bene. Allora passiamo la parola adesso alla nostra cittadina onoraria che sta insieme con appunto un musicista famoso, Angelo Stefanato, che ha avuto la cittadinanza onoraria nel 2008, credo, e con il gruppo Alpini di Cordovallo. Quindi maschi, questa volta la prima luna. La parola a lei. Grazie. Beh, ringrazio innanzitutto il sindaco per aver portato questa bellissima cerimonia che non riguarda solo me, ma soprattutto quei giovani, il dottor Libertin e il consiglio comunale, tutti voi e la mia maestra, per essere qui, per me è un grande onore questa giornata. Grazie.
prossima ripresa con la Cina bisogna ricominciare da qua. E quindi è pericolosissimo, si perdono le punti di riferimento, non si ha la famiglia, non si ha gli amici, si deve ricominciare da capo. E stare fuori tempra le persone, tempra e le forma. Quindi io vedo i nostri ragazzi che ormai fanno tantissimo all'estero tornare come persone diverse, si chiamano proprio come uomini, come persone. E questo è molto più importante di qualsiasi conoscenza che si acquisisce durante il periodo scolastico. Cioè la dimensione umana è molto più importante. E la scuola, l'università gli danno gli strumenti, gli attrezzi della cassetta, ma non è solo questo, è l'esperienza umana soprattutto, quello che conta. Quello che io consiglio sempre ai ragazzi è di credere in se stessi. A volte si studia senza sapere quale sarà la professione. Oggi insistono tanto sul collegamento tra il mondo e l'università, cioè noi dobbiamo fornire competenze che servono ai ragazzi, poi è giusto. Ma in realtà questo futuro ve lo costruite voi, perché le competenze oggi devono essere trasversali, non esistono più le professioni del passato. E le professioni del futuro saranno diverse, soprattutto dopo questa pandemia. Quindi siete voi che dovete costruirvi come dei piccoli imprenditori le vostre competenze, mettendo assieme esperienze diverse. Vi faccio un esempio: noi abbiamo appena assunto una ragazza che si è laureata in relazioni internazionali e poi è iniziato a fare lo stage in Asia e poi anche in Canada. E oggi è tornata con una persona che ha tanto le competenze relative alle relazioni internazionali, ha molte altre competenze. E quindi è una persona che è dinamica, con molte competenze diverse e trasversali. E questo per lei è una persona che è molto ricercata nel mondo del lavoro, l'abbiamo presa subito, abbiamo visto appunto tutte le skills che lei ha sviluppato nei suoi piani. Quindi io ringrazio, non voglio ringraziare, è vergognosa, ringrazio il sindaco, ringrazio tutta la cittadinanza di Cordovaro perché ha reso l'infanzia di tutti noi bellissimi e ripetibile e credo che noi siamo stati una generazione privilegiata perché non avevamo cellulari, vivevamo sempre all'esterno della strada, io Piazza Antiglio e tutti i luoghi che ha ricordato lo zio Giardini e questo resta dentro di noi per tutta la vita. Quindi ovviamente non avevamo tutte le possibilità che abbiamo oggi di avere accesso alla cultura attraverso internet, attraverso i social e la possibilità di comunicare, ma avevamo una vita semplice, molto autentica e quindi abbiamo sviluppato appunto queste caratteristiche, questa semplicità, l'umiltà, la capacità di ascolto che spero caratterizzi anche voi nella vita. E soprattutto prendere conto da voi stessi, anche essere disponibili al sacrificio, perché questo è un'altra delle cose che bisogna mettere in conto se si vuole arrivare in alto. Sapere anche sacrificare qualche divertimento, questo sì. Grazie. C'era anche un collegamento, no, con la Cina, perché è la figlia di Marco Polo e che a un certo punto non si rassegna, no, in quegli anni 1000%, al fatto che la famiglia, gli obblighi familiari gli portino via tutto il suo patrimonio e che dal 1300 riesce a fare una battaglia, riesce a vincere una battaglia contro i provveditori, no, senza mollare mai. Ecco, questo è un esempio che so che lei ha ricordato, che è importante penso anche per i nostri ragazzi, no? Le ragazze, in particolare le ragazze, questo messaggio, no? Che sappiano andare al di là degli stereotipi, delle cose che apparentemente giocano contro e partire da un punto per sfondare, perché si può sempre sfondare. Il paesaggio poi è anche formante, no? Come diceva Cordovaro, condiziona un po', ma il fatto di essere nato in montagna, per esempio in un piccolo paesello, di essere nato in una città, in qualche modo dà un elemento in più.
fine, quindi si parla sempre di Marco Polo, questa grande figura di Marco Polo, forse più importante ancora. Più importante di Marco Polo. Sì, la determinatezza proprio e la precisione, no? Il coraggio, fondamentalmente il coraggio, no? Beh, io adesso devo per forza tentare di coinvolgere, non so che effetto avrà, la maestra Edoarda, e sono sicuro che lei vuole esprimere un pensiero, no? Perché la sua. Mi ricordo come sono in la balsata, cioè emozionata. Comunque leggo qualcosa. Certo, mi fanno sentire perché la cosa è rovinata. Posso? Chiedo scusa, posso permettermi? Sì, vieni qua. Qui accanto a noi. Vieni qua, così magari. Ci ritorniamo a mettere in capo. Allora, prima come ti dice assegnata la classe femminile a cui ho fatto la prima tiziana, avevo segnato soprattutto come studente. Ti fanno di essere portato questo incarico che mi avrebbe permesso di seguire un momento di lungo tempo, il mio entusiasmo è stato tanto, anche se più fuori della mia poca esperienza come insegnante, mi mettevo una certa ansia. Dopo poco tempo, dall'inizio dell'anno scolastico, però, la mia attenzione è scomparsa, perché mi sono trovata, per mia fortuna, a insegnare a bambine tutte brave e interessate a saper attendere. Naturalmente, con il passare del tempo, conoscendolo meglio, ho notato, caro loro, anche la presenza di qualche eccellenza, tra cui Tiziana anche. Questa bambina, buona, tranquilla, con due occhi molto espressivi, sempre pronti a scoprire qualche meraviglia di molto importante, riusciva molto bene in tempi scuri. In particolare, ciò che mi emozionava, che mi stupiva, erano i suoi lavorati in lingua italiana, ricchi di acute osservazioni e profondi sentimenti. Infatti, spesso, li leggevo e rileggevo, incredula che una bambina della sua età fosse così madura. Altro particolare che mi ricordo di questa luna sono i suoi disegni, perché erano tantissimi. Nel dare espressività al movimento e soggetti particolari. Avrei tanti altri ricordi che riguardano questa eccezionale scuola, ma concludo fermando tante cose che confondo che mi ritengo onorata di essere stata al suo paese. Con il contratto vivamente con lei per il prestigioso incarico che mi grazie, cara. Sono emozionato, però oggi l'emozione si
si sia vissuta, io l'ho vista anche nel vostro incontro, cioè credo che questo aspetto del maestro, no, che ti rimane dentro, no, questa piccola voce, no, questo piccolo pensiero, sia importante. Quindi anche riconoscere nell'attività, in questa attività che la scuola fa, queste persone eccezionali che lasciano delle tracce profonde dentro di noi, al di là di quello che pensiamo, no, dalle apparenze del momento, qualcosa rimane nascosto. Come il bambino che rimane dentro di noi, c'è anche un maestro che rimane dentro di noi e che ci guida. Bene, grazie a tutti, grazie, complimenti ai ragazzi. Grazie.